Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Funimation, Toy Animation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. E quello cos'è, Mister Lattuga? Un tuo cugino mutante o roba del genere? Come? Credevo fosse dei vostri. Scusa, perché dovrei conoscerlo? Salve, fratello. Ma sei fuori? Entro subito. E salve, mia bellissima sorellina. Oh, col cazzo. E anche a te. Io sono designato come androide 16. Fico, comunque. Hai la mia più sincera gratitudine, Junior. Visto che non emanano aure, avrei dovuto cercarli alla cieca. Tu però, mettendoti tra i piedi, mi hai dato la possibilità di riunirmi alla mia famigliola. E abbiamo tanto tempo perso da recuperare. Ragazzi, è soltanto una mia impressione o non ha spiegato un accidente? Si fa chiamare Cell. È una delle creazioni del Dottor Gelo. Viene dal futuro. Oh, certo. Quello viene dal futuro. Già, e io sono una guardia forestale. Sarebbe bello. Per favore, vi concentrate! Ragazzi, è quello che credo che sia. Già, già, già! Cavolo, e ancora non abbiamo quel detonatore. Già, no! Già! Non c'è più tempo! Dobbiamo agire immediatamente! Già! Io ho un'idea! Siete in grado di volare ad una velocità superiore a quella del suono? Perché non andate incontro a Bulma? Oh, Kiki! Bellissima donna che vive a casa di Goku! Confermo tutto! Allora, chi di voi vuole... Prima! Vabbè! Non possiamo fare altro fino al ritorno di Goku e Vegeta! Ora basta! Io non sono uno spettatore! Io sono un guerriero! Non riesco mai a inquadrarlo. Tu non vai ad aiutarli? No. È perché sei vecchio? Sì. Dov'è Yamko? Ehi, genio! È finita la carta igienica! Oh no! Oh cavolo! Oh cazzo! Molto bene, non è molto più forte rispetto all'ultima volta. Non è un problema, possiamo farcela. Quello ci ammazzerà. Ammazzerà Junior e di conseguenza anche noi. Sto cercando di tirarlo su di morale, idiota! Difficile da sopportare, vero Junior? È così opprimente il mio potere. Così pesante. Così... duro. Quante? Quante persone? Parecchie. Senti, non ho ben capito questa storiella della famiglia, ma se sei qui per il Dottor Gelo, gli ho fatto la festa, sai com'è. Quindi lasciamo perdere le questioni familiari, mettiamo via l'album dei ricordi e... Ma sei fuori? Mi preferisci dentro? Molto bene, uomo insetto del futuro. Diciamo che sì, adesso ti credo. Dove vogliamo arrivare? Dentro di me! Piantala! Dimenticavo, Cell è un fritto misto ambulante dei migliori guerrieri di questa galassia. Puoi fare a meno di adularmi, Junior? Tanto sei già dentro di me. Piantala! Non so se voglio saperlo, ma c'è dell'altro? Digli di quando ho assorbito un'intera squadra di football, tutta quanta in una volta. Ma sta scherzando? No! Ma che bello, però resta in ballo la domanda cruciale. Lui, perché è qui? Ma insomma, è molto scortese discutere di qualcuno in sua presenza. Va bene. Tu, perché sei qui? Perché vedi, sciocco, io bevo la gente. Senti, va a cagare. Devi andartene. Cosa? Perché? Loro due non sono all'altezza di Cell. Se li sconfigge... tu non sarai al sicuro. Non posso scappare. Sono troppo curiosa di vedere come andrà a finire.
Credo che questa sia una pessima decisione. Può darsi, ma ormai ho deciso. Sarà solo una mia impressione, ma qui tira una gran brutta aria. Sì, amico, se hai qualche tecnica di riserva, è il momento giusto per usarla. Sì, credo di averne una. Davvero? Da quando? Da adesso. No. Bomba di luce! Non ha mai avuto speranza. Visto? E tu che avevi paura dell'insettone cattivo? Non era a lui che mi riferivo. Oh. Merda. Ok, l'estremo tentativo è fallito. Facciamo un estremissimo tentativo. Ci provo. Nail gun! Quali sono le tue ultime parole, mio grosso amico verde? Oh, concordo. Bella partita. Ah, si mette male. Beh, questo è quanto, insomma. Signori, è stato un onore combattere con voi. Sai, la cosa buffa è che anche se avesse vinto non avremmo avuto le sfere del drago. Junior, no! Gohan, fermo! Io lo ammazzo! Cazzo, se lo ammazzo! Non puoi! Cell è troppo forte per te! Junior mi avrebbe lasciato andare! No, invece! E lui è più intelligente di me! Io... Beh, sì, in effetti, questo... Questo è un valido argomento. E poi, Gohan, appena te ne andrai, quella porta si aprirà. Ha ragione, sai? Come sempre. Ah, Junior, è morto come è vissuto. Annegato? Da solo. È una cosa triste. Sì, la solitudine. Conosco il suo dolore. Dunque, fratelli miei, perché non venite con me? Posso portarvi in un mondo di autentica, purissima perfezione. Piantala! C17, dobbiamo andare. No, questa partita voglio giocarmela. Credo che questa sia una pessima decisione. Forse lo è. Ma ormai ho deciso! Ti dirò, non aveva torto. È la cosa più schifosa che abbia mai visto! Ah, Sofia, perché tanta paura? Quando farai parte di me, ti riunirai a tua sorella nel giro di... Non saprei, facciamo 5 minuti? 10, dai! E una volta ottenuta la mia perfezione, ucciderà con calma tutti gli abitanti di questo pianeta, compreso il potente Goku. Ti dispiace ripetere, figlio di puttana? Oh sì, colpiscimi. Piantala! Caspita, C16, quella roba da dove ti è uscita? E perché ci hai messo tanto? Aspettavo di vedere come sarebbe andata a finire. Frena, hai appena fatto del sarcasmo. Non sono programmato per il sarcasmo. Sono fiero di te. Ora, se volete scusarmi, mi accingo a eliminare Cell. Credevo fossi programmato solo per uccidere Goku. Questo Cell è composto al 10.78% dal DNA di Son Goku. Questi parametri sono accettabili. Nessun problema, ne ho anche per te. Oh, ammirevole tentativo da parte del figliastro pel di carota. Ma non essere troppo deluso, perché ora diventerai parte di me. Di me! Wow! Di me! Ah, ma di che sei fatto? Di acciaio inox? Affermativo. Io sono l'androide 16. Ah, si è verificato un errore. Ora so cosa pensi. Gli strappo via la coda. E la risposta
ti sorprenderà! Non ero pronto a una giornata simile. Credo che non lo fosse nessuno di noi. Hai una vaga idea di quanto tempo ci vorrà per farmi ricrescere la coda? Chiedo scusa. Pip. Le cellule dello zio Junior hanno neutralizzato i tuoi sforzi, ma forse ti consolerà sapere che mi hai fatto un male cane. Il mio errore è stato nella scelta del bersaglio. Adesso ci riprovo con la tua testa. E il tuo secondo errore è pensare che ti darò un'altra chance. Pugno al razzo! Però... Che figata! Ma che sta succedendo? Dove cazzo sono finito? Aspetta, cos'era quel rumore? Un momento, ora vedo una luce! Va da quella parte! Oh mio Dio, non ci credo, ce l'ha fatta! Perché siete ancora qui? Oh, ma dai, mica possiamo piantarti in asso, siamo i tre moschettieri! Forse non avete capito! Non sono sicuro di essere del tutto in grado di eliminare questo Cell! E se riuscirà ad assorbirvi, farà piombare questo mondo nel caos! Sì, d'accordo, ma questo l'avremmo fatto anche noi! Sì, ma voi mi piacete! In questi ultimi giorni ho scoperto una grande adorazione per questo pianeta. Per i suoi alberi, i suoi uccelli, i suoi abitanti. Gli uccelli. Non intendo seminare ulteriore distruzione. Sai una cosa, C16? Mi sa che stavolta l'hai proprio detta giusta. Già, sapete che c'è? Basta con queste cagate! Chi se ne importa di spaccare tutto? Chi se ne importa di ammazzare la gente? E diciamocelo! Chi se ne importa di eliminare Son Goku? Non allarghiamoci troppo! Troppo tardi! Oddio, è assolutamente disgustoso! Non dovrebbe andare così! Io non dovrei morire così! Sono troppo fico! Qualcuno gli strappi la coda! Sono troppo fico per questo! Sono troppo...